Qual è l'obiettivo finale? Numero 75274. Imparare a risolverlo sto cubo. E il cubo sia con noi. E dopo anni di insostenibili frustrazioni, eccolo qua. Il cubo di Rubik, o rubo di Kubik, insomma, questa roba qua, quadratosa, che non sono mai riuscito a risolvere in vita mia. Mai, manco Bugaz. La mia missione di questa settimana è imparare il cubo di Rubik. Ti do il contesto. Perfetto. Non sono mai riuscito in vita mia a fare questo diavolo di cubo. Mai. Perfetto, mai. Perfetto. L'unica cosa che ho provato è stata una volta durante il lockdown che con uno dei miei figli ha detto: ah, voglio imparare il cubo di Rubik, e ho guardato qualche tutorial incomprensibile dal mio punto di vista con l'algoritmo, le robe, okay. E alla fine dei conti io volevo dire: guarda, ti dimostro che se uno si mette lì lo fa. Lui è riuscito a farlo per i fatti suoi e io non sono mai riuscito. Ecco, questo è il livello di incapacità. Va benissimo, mi piace così. Pensi di parlare con un coglione totale. Va benissimo, parlo con un coglione, va bene. Il metodo più semplice per risolvere il cubo si chiama metodo a strati. Okay. Perché si chiama strati? Perché praticamente tu vai a risolvere uno strato alla volta. Parti dallo strato più in basso, poi lo strato centrale, poi lo strato superiore. Tre strati. Non so se ce la farò, perché mi sembra una di quelle cose che non mi viene proprio naturale. Ma we're gonna try. Continuiamo. Quando tu andrai a risolverlo, cioè adesso anche quando spegniamo la chiamata, sì, tu devi avere un metodo in testa, un modo in testa per poter leggere quelle che sono le mosse che si fanno col cubo di Rubik, ok? Per poter leggere quelle, adesso ti dico un parolone, che sono gli algoritmi del cubo. Gli algoritmi sono delle sequenze di mosse. Ok. Quando dici orario 90 gradi, cioè 90 gradi è semplicemente un giro una così? Rotazione. Esatto, un giro, bravissimo, scritto 90, è un giro. Okay. 180 sarebbe due giri, infatti se vedi, io qua per correttezza l'ho messo, se tu scrivi tipo R2, vuol dire che devi girare di due. Quindi, vediamo un attimo quali sono i passaggi di questo cubo di Rubik. Il primo passaggio è quello di fare la croce bianca. Poi, passaggio numero due è quello di incasellare il colore identico al colore centrale, del pallozzo centrale. Una volta che hai fatto questo, monti, ribaltamento del cubo e sexy move. Per fare questo passaggio, ti introdurrò un piccolo algoritmo di quattro mosse che si chiama in gergo sexy move. Si chiama realmente sexy move in tutto il mondo. Che mi piace il style, sexy move, ti senti proprio, oh, c'è la sexy move. Una volta che hai fatto la sexy move, hai compilato in pratica il primo strato. A quel punto si va sul secondo strato. Per completare il secondo strato, quello che ho capito è che si sposta dall'alto, dalla parte centrale, si cerca di spostare il blocchettino nel colore corrispondente all'altra faccia. Fatto quello, uno passa a avere la croce gialla sopra. Fatta la croce gialla, sistemazione degli spigoli centrali di modo che siano giusti. Passaggio successivo, mettere gli angoli col colore al posto giusto. Poi inversione del cubo, sexy move, e voilà! Le cubes fè. Più facile a dirsi che a farsi. Prova cubo numero 755.000. Allora partiamo, anzitutto bisogna fare la croce, mi hanno detto, cioè deve essere proprio una croce così in pratica, no? Che non lo è in questo momento, e devi andare a recuperare i pezzettini per la croce. Questo inizio a capirlo abbastanza come sia la dinamica. Un disastro. Esistono mille modi di risolverlo, è importante capire a quale gioco vuoi giocare. Se tu vuoi partecipare ai mondiali cubo di Rubik, non fai l'algoritmo che ad esempio mi ha insegnato Hyde, che è di base, che vai piano, insomma, fai tutte le attività. Avrai degli altri algoritmi, avrai un altro modo di risolverlo. Qual è l'obiettivo finale? Nel mio caso l'obiettivo finale è imparare a risolverlo sto cubo, in quanto tempo è irrilevante. Se invece tu lo vuoi risolvere in 10 secondi bendato mentre stai mangiando la Nutella, a quel punto userai un'altra tecnica, però c'è un passaggio per arrivare poi a livelli sempre più alti. Io al momento sono così. Bird, che dici? Proseguiamo così? Siamo contenti così? E il cubo sia con noi. Eccoci.
La vera domanda poi è quanti ce n'è di questi diavolo di cubi. E faccio due numerini al volo che mi hanno incuriosito. Anzitutto questi signori hanno venduto almeno una mezza miliardata di cubi, che non sono pochi, perché se tu prendi la PS5 o una roba del genere, ho visto l'altro giorno il report, ne hanno venduti, 30 milioni, 40 milioni. Cioè sono numeri così, non è che hanno venduto mezzo miliardo di cubi. E dici, vabbè, c'è da molto più tempo in giro e costa anche molto meno, chiaramente, il cubo Rubik. I numeri sono pazzeschi e, come tutte le cose, c'è un intero ecosistema intorno. L'abbiamo visto per il MetaQuest, VR, ogni settore che tu diresti, ma figurati, cioè, ma che numeri vuoi che muove? Muove, muove, perché poi ti impallini, perché poi ci sono vari livelli, ci sono quelli fenomeni che fanno le mega gare, lo risolvono in 3 secondi, 5 secondi, 2 secondi, bendati, mica bendati, giocogliandolo, e lì si crea un'intera economia cubesca. Il cubo cuba un sacco. Ok, quindi una volta capito come funziona questo diavolo di cubo, sono quei passaggi lì. 6 passaggi in croce e devi ripetere. Alcuni mi vengono naturali, altri quando ci arrivo proprio non mi ricordo qual è l'algoritmo, devo girare di qua di là. Ru R primo, Uru 2 R primo, Ru R primo, Uru 2 R primo, Ru R primo, Uru 2 R primo, Ru. Come fai a non ripartire da zero? Questa è la menata clamorosa. Cioè, ho appena memorizzato un mazzo di carte, non riesco a memorizzare questo diavolo di algoritmo bastardo. Ru R primo, Uru 2 R primo, però non lo ricorderò mai. Ma un algoritmo piru piru non c'è. Tentativo numero 75274320. Qui Brighton. Obiettivo cubo di Rubik. Mischiamo tutto. Ok. Ragionavo stamattina su quale fosse il modo migliore per imparare sto diavolo di cubo di Rubik, rubo di Kubik. E mi è venuto in mente il solito metodo di Tim Ferriss. Ce l'hai presente? Il DIS, lo chiamo così, DIS, ed è composto in 4 fasi. La prima è deconstructing. Quando sei lì che stai pensando a imparare qualche cosa, al posto di provare a imparare tutto insieme, dividi, spezzetti quello che devi imparare in tanti piccoli pezzettini, punti chiave. Nel caso del cubo è, ok, faccio prima la croce bianca e poi a quel punto metto un blocchetto centrale lo stesso colore. Cioè sono tanti pezzettini. Il secondo passaggio è selecting, dove in pratica quello che fai è individuare quali sono i passaggi chiave, perché qualunque attività la puoi spezzettare in 1000 passaggi, però quali sono i punti chiave? Vai a individuare solo quelli. Poi hai sequencing, una volta che hai i punti chiave, in che sequenza vanno? Beh, se faccio la croce alla fine, la croce bianca, non va bene, parto con questo tipo di approccio. E poi lui aggiunge anche stake, che significa avere delle conseguenze nel momento in cui quella cosa non la fai, in sostanza. Nel mio caso è documento un video, così sono costretto a fare questo diavolo di cubo di Rubik, se no da solo non lo farei mai. Funzionerà per il cubo di Rubik il metodo popolarizzato dal vecchio team? Staremo a vedere. Prova finale. Ho preso anche il cubo un po' più veloce. Speriamo in bene. Partiamo? Cronometriamo? 7 ore e 55 minuti. Ok, let's do this. Ru R primo. Uru 2 R primo. Quello è l'algoritmo. Non voglio rovinare tutto adesso. Ce ne sono due che mi mancano, porca miseria. A questo punto giro, angolo giusto, sexy moon. I did it! Fermo il cronometro. In soli 7 minuti e 52, diciamo 7:50 perché ci ho messo 2 secondi. Wow, that's pretty good, man! Oh, ma è giusto? Sì, è giusto, ok. Sono quasi pronto per le Olimpiadi. La mia avventura rubicosa si ferma qui, senza infamia e senza lode, direi. Però qualche riflessione me l'ha innestata. La prima è che, sai la frasetta che dice che se sei un cavernicolo, nulla è una risorsa. E uno se lo dimentica. Ma a volte, quando vedi degli oggetti come questo, che per anni mi sono sembrati assolutamente impossibili, oppure devi avere un QI pazzesco, o devi essere super intelligente, avere una mente matematica, tutte ste menate qua, semplicemente non hai
strumenti, nel mio caso non avevo gli strumenti di base, i fondamentali per poter affrontare un problema e risolverlo. E questo nella maggior parte dei casi è così. Quando sul lavoro uno si ritrova a non riuscire a risolvere un problema è perché uno semplicemente non ha l'ABC per affrontare quel problema in un modo sensato. La seconda considerazione collegata è che in qualche modo imparare è l'arte di spacchettare. Se tu riesci a splittare, come si dice in italiano, suddividere, pezzettare un macro problemone in tanti problemini più piccoli e partire da un problema alla volta, mia gatta vuole uscire, le probabilità di successo sono molto maggiori. Un errore che faccio io, non lo so se lo fai anche tu, è quello di affrontare un macro problema tutto insieme e cercare già di arrivare subito alla soluzione migliore. Ti faccio un esempio, come quando parti con una startup e subito pensi di fare la prossima Google. Non è così, soprattutto all'inizio è meglio partire, avere un'esperienza, imparare una strada, un mestiere, un lavoro, un settore, conoscerlo meglio, e poi nelle tue iterazioni successive puoi avere ambizioni sempre più grandi. È molto molto raro che uno parta dall'inizio e dice boom e diventa un fenomeno velocemente. Non è così. Trovare un maestro bravo, altra riflessione ovvia ma che uno si dimentica, maestro è anche con chi mi sto allenando, che non è la somma delle persone di fianco, 5 persone fanno, sì sì tutto vero, però con chi mi sto allenando in questo momento e quali risultati sto ottenendo. Se vado in palestra e mi alleno con uno che non c'ha voglia, anch'io dopo un po' dico vabbè chi se. Se invece vado a allenarmi con una persona motivata che è lì, che è sul pezzo, mi spinge anche a migliorare, allora questo aiuta. La possibilità di avere intorno, di apprendere da una persona che ne sa, nel mio caso sul cubo Hyde, grazie, senza di te non ce l'avrei mai fatto, fa tutta la differenza del mondo. E l'ultima considerazione, poi mi fermo perché devo andare a risolvere il mio nuovo cubo, è che i limiti esistono. Dopo tutto questo bel discorso che sì, se hai un ottimo maestro e se ti metti e se c'hai il metodo giusto, se c'hai persone intorno con cui talenti sono forti eccetera, puoi arrivare al massimo di quello che sai fare tu, ma hai dei limiti. Facendo questo cubo mi sono reso conto di tutti i miei limiti, proprio come approccio, è una cosa abbastanza lontana dal mio modo di ragionare, un po' più istintivo, un po' più fuori dallo schema, ecco, mettiamola così. E sì, se mi allenassi come un bastardo potrei migliorare, posso farlo sempre più velocemente, però chiaramente io non sono portato a questo oggetto qui, quindi posso arrivare fino a un certo punto. E pensavo che uno dei motivi per cui la cultura dell'ottimismo mi sta così stracassatamente sulla fungia è che in un qualche modo dà per scontato il fatto che i limiti non esistono. Puoi fare tutto, puoi essere qualunque cosa, sì, all'interno dei tuoi limiti. Porto a casa i miei 7 minuti e passa per la soluzione del cubo, cercherò di tirare al massimo per arrivare sotto i 5, that's it. E in fondo, ricordiamocelo, come diceva il saggio, la risposta al cubo di Rubik è dentro di te, ma è sbagliata.